Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike al 5% di sconto. Link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Siamo tornati con la Weekend League a tema. E oggi preparatevi perché facciamo l'esultanza più cringe ad ogni avversario che incontreremo. L'obiettivo è sempre quello di farci insultare dagli avversari, ma praticamente rifaccio il video che ho perduto, quindi faremo solamente il gattone. E ragazzi, supportate alla grande questo video, perché ho pensato che nel prossimo episodio possiamo mandare solamente emoji ai nostri avversari. Cioè può uscire di tutto. Questa è la formazione, è più o meno sempre la stessa, ma finalmente proviamo un Budraghegno lì davanti. Probabilmente mi vedrete un po' di meno in questa puntata perché è tornato lo sfogo, faccio veramente schifo. Meno male sta la telecamera, fa schifo pure lei. Oi oi oi. Cioè questo centrocampo mi fa paura. Qualcuno ha visto i miei centrocampisti? Ma che l'hanno patchato sto gioco, ragazzi? Ah, l'hanno patchato, ecco perché. Ah, hanno patchato il gioco, perfetto. Guardate che bel gol che ho preso, eh. Prima partita di Weekend League. Sul destro e lui tira sul sinistro, ovviamente. Ce l'ha sul destro e lui tira di sinistro. Bravo. Bravo. Budraghegno vede il buon Messi che gli fa subito mau, mau. Ragazzi, c'ho la caffeina, ma vi dico che non ho dormito stanotte perché alle 5 ero ancora sveglio. Purtroppo sto un po' male sto periodo e c'ho le mani, mi fanno tra l'altro malissimo. Mike, ma tu non ce l'hai le mani? Sei andato, vai. Oh mamma, che azione, che azione. Messi, ragazzi, è un giocatore che quest'anno veramente è devastante. Non riesco a farne a meno. Praticamente non ho mai giocato con CR7. Stavo pensando di prendermelo. Oh, numeracci. Oh. E Budraghegno. Tra l'altro da un calcio al tavolino. So che ho fatto. Emilio, Budraghegno. La butta dentro. Allora, l'ho preso. So che mi dite, Mike, ma tutti quei soldi Budraghegno. L'ho preso, ragazzi, perché ha 5 di piede debole. Però, ripensandoci, avrei potuto prendere Kenny Dalglish. Ha perso la bussola ormai, raga, ha perso la bussola. No, mannaggia Neymar. Rudy, noi tifiamo per Rudy. Ipipurra, ma che gol, ragazzi. No, gli devo fare il gattone, vabbè. Ghost LD22 ci saluta così. E ho scoperto, ragazzi, che è molto più facile mandare i messaggi col telefono. No, non li posso scrivere. Eh? Laudrup Moments. Ciao. Mamma mia. Neymar così, di puntazza. Mau, 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 mau. E poi questa manco il gatto, è tipo la tigre. Bravo. Quei tacchetti. Budraghegno. Ai ai ai. Vabbè, è che me lo lasci così. Gli batte le mani Neymar. Dice, oh, non ho mai battuto un calcio. Ah no, devo fare il gatto, devo fare il gatto. Non ho mai battuto un calcio d'angolo così bello. Bravo Mataus. Bravo Mataus. No, che m'ha preso chiunque esso sia. Che culo. Però vedete il bello di Budraghegno. Mannaggia, che devo fare il gatto. 3-0 al 20esimo, ci può salutare e ci saluta. Veramente, veramente, veramente molto buono. Veramente, veramente, veramente molto scarso. Chi legge è buo. Italiano? One Jesus, oddio raga, One Jesus. Vabbè, 3 seghe moments ragazzi, però dopo la partita con Sasa io ho paura dei One Jesus. E soprattutto lui c'ha il bicio pure lì davanti, quindi capiamo un po' contro chi stiamo giocando. Bravo. Budraghegno. No, Budraghegno. E questo guarda che passaggio perfetto. Vabbè. Ma me lo devono ammazzare per farmi fischiare un fallo, raga. Ancora parato. A chi? Però gli sta di tutto bene. Gli sta dicendo tutto bene. Tutto bene a centrocampo. Provo a cambiare modulo. Vediamo che succede. E fai sto gol! Kylian Mbappé. Ho cambiato modulo e subito. Messi! Oddio! Madosca. Vabbè, era troppo lontano. Vai bu! Vai bu! Vai Budraghegno! Resiste finalmente.
il grande e mitico Emilio e il buitre, l'avvoltoio, l'avvoltoio, soprannominato così in Spagna. No. No, cacchiarola, cacchiarola. Ma che sciabolata. Oh! Mamma mia che gol, ragazzi. Qua bisogna farglielo zitto, qua bisogna proprio farglielo lo zitto. Tutto il campo e poi micione. Cioè, questa azione contropiede della muerte alla massima potenza. Però devo dire che sta sculando come nessuno, eh. Bugiardissima sta partita, perché mi sa che non ha fatto neanche un tiro. Se ne ha fatto, ne ha fatto uno. Messi resiste, Messi resiste, raggiunge e conquista. 4-0. Che se lotti e resisti, raggiungi e conquisti. E Neymar sta facendo più gol del solito. In sta posizione lo esalto. Questo è italiano, sono sicuro. Il ninja di Bo. Non so, ragazzi, buo che significa, ma io gli scrivo specchio riflesso, scarso chi legge. Così lui legge e dice: sì, Mike fa schifo. Ah, no, ci conosce, che pizza. Può darsi, ma mai quanto le tue mani. La ninja, meglio Fortnite, eh. Miau lo fa domà. Vabbè, farà pure miau, ma la tua fa: ah, sì. Ninja, hai sbagliato il gioco. Chi ti ha insegnato ad essere così scarso? Detto da uno che ha appena perso 4-0, ha fatto un tiro. Ninja, mi sa che hai sbagliato il gioco. Devi tornare forse su Fortnite. Ma io ti consiglierei Minecraft. Tu puoi avere lo squadone. Ma il principe fa ha fatto 29-1, mi pare, con una squadra d'argentoni. Quindi che vuol dire? Vuol dire che in realtà sono le mani. Poi certo, la squadra d'aiuta. T'ho preso a pallonate. Dai, su, asciugate le lacrime, Ninja, su. No, è finita. Sì, è entrata Budra, bravo. Bravo Budraghegno. Bello scambio, 1-2. Però la mossa l'ha fatta Mataus, che ha visto Messi, eh. No, Budra! No, Budraghegno, l'avvoltoio. Cioè, ragazzi, l'avete visto? L'avete visto? L'avete visto? Messi solo, sbaglia il passaggio, cioè, vabbè, guarda. Suca, Suca. Allora, è una partita chiusa, però non se lo merita, perché ha fatto solo quel tiro. E infatti, va in pausa. Ah, vabbè, ma tanto c'ha Orsic, c'ha Quaresma. Fuori gioco. Buona, buona, buona. Budraghegno, era buona. Era veramente molto buona. Chi gliel'ha data col petto? Non mi ricordo. Ho pensato di sbagliarla, eh. Ho pensato di sbagliarla. Dai così, ragazzi, dai così, partita vera. Ormai stanno a diventare troppo vere, quindi direi di smettere. Ci vediamo domani. Ragazzi, non ho fatto in tempo a scrivergli io, perché mi ha scritto lui: shit man, you play so bad, fucking pay to win. Lo sta dicendo a me, che io ho fatto 3 fischi. La carta di credito di mammina, con i soldi dello zio Peppe. Ah, ma se io gioco male, tu come giochi, che hai preso 3 fischioni? Zitto, 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 so 3 a casa. Sembra tua madre. Fai proprio schifo. Chiedi a mamma se ti può comprare le mani nuove. Però, ragazzi, mi ha risposto pure quel damn jeans. Oh, che palle. Bella Mike, Mata Proust. Sarà un insulto razziale, sicuramente. Uccide stupido. Io conosco un po' di insulti in rumeno, ragazzi, e quindi penso che lo userò. Conosco il rumeno. Gli insulti li so più o meno in quasi tutte le lingue. Quindi, bella Mike, mi scrivi gli insulti. Quindi, oltre ad aver piato la sveglia su FIFA, vuoi anche perdere la gara di insulti? Oh, tutti che scrivono sta roba! Se avessi avuto 20 milioni di team, ti avrei battuto 10-0. Veramente sei te quello che ha perso, eh? Quindi il perdente sei tu. Comunque, però voglio vedere che nazionalità è. Tedesco. Ragazzi, è tedesco. Gli ho scritto: smettila di succhiare. Lo scrivo apposta male, in modo tale che non me lo bannano. Smetti di succhiare Wustel. No, fumare. Gli devo dire: smetti di smoccare Wustel e impara qualche skill. Ma usa la mia pussy, perché pussy vuol dire gattina, no? Se è un gioco di parole, ma questo è un tedesco, non capisci un cazzo. Jebem ti mater. Dai, mi scopo tua madre, guarda. Ah no, è dal croato? Vaffanculo a tua madre. Insultavo meglio io a 12 anni. Però ci ha riconosciuto, io direi che non c'è bisogno di andare avanti, perché... Oh, penso che non hai mai visto una real pussy. Glielo scrivo? Glielo scrivo? Come no? Ho visto quella di tua madre. Baby!
Eccomi qua, è domenica, andiamo a fare un riassunto di tutti quelli che ci hanno risposto. Partiamo dal ninja, ve lo ricordate? Forse non ha ben capito come funziona una gara di trash talking, perché mi scrive: oh, c'hai 30 anni e stai ancora a giocare a FIFA, sei proprio messo male. A fine anno poi mi scrivi quanto ci hai buttato. A ninja, sicuramente meno di quanto ci ho guadagnato. Io ci spendo, ma vi posso assicurare che quanto ci rientro è molto di più di quanto ci spendo, altrimenti non lo farei mai. Oppure, raga, non c'è nessuna motivazione buona per buttare soldi su sto gioco, ma su qualsiasi gioco, su questo soprattutto. Ho detto, ma comunque sei proprio un babbo, cioè me conosci perché c'ha scritto Mike, no? Questo pensa che dirmi oggi di Antonio ancora giochi a FIFA possa essere un insulto, quando sai che è il mio lavoro, ci guadagno. Ma ci ha risposto con una serie di emoji. Ragazzo fortunato. Beh, no, non così fortunato, perché gli puzzava di pesce. Ovviamente alla madre, gli puzzava di pesce, però lo sai, la pussi è pussi, la fregna è fregna. Quindi, ragazzi, ce se butta a pesce. Ho scritto prima puzza di pesce e poi ho messo la lingua. E poi mi puoi chiamare papà. Poi, ragazzi, devo essere sincero, vi devo chiedere una cosa. Non mi mandate i messaggi sul PSN, perché uno, non li leggo, due, mi intasate la casella e io mi perdo i messaggi, quelli con cui ho giocato. Siccome questo gioco fa schifo e devo veramente perdere già la sanità mentale per giocarci, non mi fate impazzire pure voi. C'era Dani Palomo che ha ovviamente perso, è scritto Mau! Ha perso a Rage Quit, e lui: che suerte, che equipaso! Suerte di che sei corso via come un coniglio. E poi un sacco ragazzi non mi hanno risposto, come potete. Inizia la partita 1-0 per me, ok. Azione dopo, gli faccio il 2-0, ma era fuori gioco. E lui comunque mette pausa e quitta. E io gli mando un messaggio che ho scritto: era fuori gioco, babbo. E lui: lo so, però mi stavi già popping. Vabbè, stavo già a romper culo, quindi gli serviva velocemente l'ultima win. Ragazzero. Poi ragazzi, non so se questo era italiano, si chiama Ercozzetta, quindi immagino di sì. Ci ha avuto un culo che voi potete capire. Gli ho fatto tipo 2 o 3 gol di cucchiaio, perché... E all'ultimo gli ho scritto: magnate sto cucchiaino. E lui: ah, con quelle mani io non riderei, cioè, c'hai 2 mani, mamma mia. Poi ragazzi, ho beccato questo che c'ha una squadra veramente forte della Liga. Lui mi ha fatto il primo gol, cioè proprio la primissima azione, gol, esulta ballando. E io ho scritto: suca, balla su sta L. Ho giocato con la squadra, quella degli obiettivi, no? So hide your boner, cioè nascondi il durello, è un modo di dire. Letteralmente è così, quindi calmati sostanzialmente. Dico: scusa, ma perché dovresti giocare il Foot Champions con la squadra degli obiettivi? Chiaro, no? Che sei stupido. E poi ragazzi, vi voglio salutare con una battuta che ho partorito io stesso. Non mi ha ancora risposto. Dico: ma che sei, devo da padre mio? Perché c'hai le mani bucate. C'hai le mani bucate come... Era più bella quella delle mani fucilate. Però quando l'ho scritta mi ha fatto ammazzare le risate. Un saluto a tutti i miei social. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.